Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Gesù sta dando un nome nuovo ad uno dei suoi primi discepoli, un nome che annuncia il compito che gli affiderà nella sua Chiesa. Egli sarà roccia, sarà sostegno sicuro alla fede dei fratelli. Anche per te, nel cuore di Gesù, è pronto un nome nuovo. Hai già avuto la gioia di scoprirlo? Ti rendo grazie, Signore Gesù Cristo, perché mi hai dato la vita, mi hai dato un compito ben preciso e unico che soltanto io potrò svolgere. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle, benedico il cibo, perché sia per te come un nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi defunti, la macchina e il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale. E arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione, la beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa e la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, se io sono vostro, voi siete ricchi. Se voi fate vostri i miei meriti, con umiltà e speranza, che fortuna sarà per voi. Soprattutto, non dubitate mai di me. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiat semper, Ave Maria, prega per noi.